Buongiorno, signorina Melanie. Oh, buongiorno. Vediamo un po' oggi come sta. Apra la bocca, vediamo un po', sentiamo il cuore, prego si alzi. Mi sento molto meglio comunque, non ho più nemmeno bisogno del respiratore. Sì, lo vedo, gliel'ha detto il dottore. Beh, sembra proprio che da domani potrà anche essere dimessa. Che bello, potrò rivedere le mie amiche. A proposito di amiche, le hanno portato un po' di cianfrusaglie. Cosa? Sì, gliele porto subito, insieme alla colazione. La colazione. Certo, quella pappetta immonda me la chiamano colazione. Oh, guarda, poi ti abitui. Ah, sì? Ciao. Ciao. Mi aiuteresti a... Certo, non preoccuparti, ti aiuto io. Grazie. Ecco fatto. Wow, ma cosa ti è successo? Un incidente d'auto. Accidenti, mi dispiace tantissimo. E tu, perché sei qui? Oh, niente, è solo un'influenza che è peggiorata perché soffro d'asma e quindi mi hanno dovuta tenere sotto controllo. Ah, quindi uscirai presto? Sì, penso di sì. Ma se vuoi, finché sono qui, possiamo fare un giro. Davvero? Faresti un giro con me? Certo! Allora dai, vediamo, ci sarà qualcosa di interessante da vedere qui. Non so, sai, è un ospedale. Oh, guarda! C'è uno squaletto! Ragazzina, ragazzina, non è mica un parco giochi! Mi scusi, signore, cercavo solo di far distrarre la mia amica. Siamo amiche? Non conosci nemmeno il mio nome. Oh, beh, giusto. Ciao! Tanto piacere! Io sono Melanie. Io mi chiamo Jasmine. Jasmine, wow, che bellissimo nome! Beh, ci scusi, signore. Già, ci scusi, non volevamo disturbarla. Sa che fra poco arriverà la colazione? Pappetta orribile. Non piace nemmeno a squaletto. Sei davvero buffa, Melanie. È orribile, solo perché voi non avete vissuto la guerra. La guerra, sì, certo. Andiamo. Non volete sentire le mie storie sulla guerra? Sa, siamo in un ospedale, voglio dire, la vita è già abbastanza dura, ma... Melanie, secondo me ci rimarrà malissimo se non lo ascoltiamo. Lui è qui da tantissimo tempo, da prima che arrivassi io. Oh, ok. D'accordo, signore. Non vediamo l'ora di ascoltare le sue storie. Oh, allora, dovete sapere che quando ero giovane. E così poi, dopo 50 anni di matrimonio, mia moglie se n'è andata. Era qui, sapete. Oh, mi dispiace così tanto. E pensare che ne ha passate tante. Già, però avete avuto una vita, ecco, per metà felice? Non so cosa dire, nemmeno io. Signorina Melanie, allora le sue amiche le hanno portato questo palloncino e questo blocco per gli schizzi. Il mio blocco per gli schizzi! Tu disegni, Mel? Sì, sogno di diventare un artista. Ci riuscirà, signorina, ci riuscirà. Ho dato un'occhiata, sono davvero belli. Oh, ma grazie! Che bello, Mel, sai fare tante cose. Eh beh, tante cose. Per adesso so solo disegnare e giocare a scacchi. Asmin, ho sentito che oggi arriva il referto del medico. Il referto, sì. Ma non sono molto fiduciosa. Cosa? Oggi, Jasmine saprà se potrà continuare a camminare. Ah, ok. Jasmine, sono sicura che il referto sarà più che positivo. Guarda, questo me l'ha mandato sicuramente la mia amica Candy. È pieno di positività, positività, positività. Grazie, Melanie. Ammetto che stamattina quando mi sono svegliata ero un po' abbattuta. Tieni, te lo regalo. Cosa? Ma te l'hanno regalato le tue amiche. Non fa niente, serve più a te. Te lo ripeto, è magico, è pieno di positività. Buongiorno ragazzi. Allora,
Felicissima, prima di tutto, di sapere che state tutti molto meglio. Spero che tutta la questione vi sia stata di lezione. Assolutamente sì, professoressa. Ah, non ho trovato il mio fiocco stamattina, ma dov'è il mio fiocco? Sì, io ho capito che non voglio più stare male perché il mio naso diventa orribile quando sto male. Ed io non voglio più prendere medicine. Da oggi non mangerò solo gelato, ma berrò anche tanta tanta spremuta d'arancia. Il solito. Per capire che una cosa vi fa bene dovete prima stare male. Prof, senta, ma ci sono notizie di Mel? Allora, sì, sapevo che avreste chiesto della vostra amica e sì, vi informo che la signorina Melanie si sta riprendendo, dovrebbe essere dimessa domani. Evviva! Melanie tornerà! Oh, che bello! Ah, sono così sollevata di sapere che sta meglio. Meno male, possiamo andarla a prendere in ospedale. Ma assolutamente no, signorino Claudio, non si avvicini all'ospedale, per favore, questa volta stia a sentire. Sentito, Claudio, per una volta fai il bravo bambino. Ma te gli affari tuoi mai? Mai, visto che gli affari tuoi sono diventati anche affari nostri. Oh cielo, ma adesso per quanto dovrei rinfacciarglielo, no? Claudio ha capito la lezione. Beh, sai com'è, alcune cose vanno ripassate. Dai ragazzi, non litigate, forza! Melanie sta per tornare, dobbiamo farci vedere tutti felici, in forma e tutti amici. Tutti amici? Ah, per favore, quel tipo stava rischiando di farmi rovinare le corde vocali a vita. Su via, signorina Sabrina, su via. L'importante è che ve la siate cavata bene. Allora, bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo la lezione. Perché comunque state bene e si può fare lezione. Ah, beh, sa, prof, ho un leggero mal di testa che non mi interessa, non mi interessa proprio. Le ho misurato la febbre, signorina Marin, lei scoppia di salute come un pesce. Non ho mai capito perché si dica come un pesce. Cioè, i pesci non sono mai malati? Non prendono mai la febbre? Boh. Melanie, il dottore dice che devo fare un'ultima risonanza. Mi accompagneresti? Ma certo! Posso, dottoressa? Sì, va bene, andate insieme, forza. Grazie. Andiamo. Grazie. Ciao, Jasmine. Buongiorno, dottore. Hai paura? No, lei non ha paura, perché ha il cuoricino della positività. Oh, bene, bene. Allora dai, indossa questo. Ok. Devi entrare là dentro. E non potrò avere il cuoricino della positività. Ti aiuto. Grazie. Oh, ok, questo le farà capire se potrà camminare oppure no? Esatto. È l'ultimo esame che dobbiamo fare. Mi raccomando, Jasmine, molto, molto ferma. Sì, vai, Jasmine, sei bravissima e super coraggiosa. Grazie, Mel. Allora, ecco fatto. Oh, speriamo bene, speriamo bene, speriamo bene. Vediamo, vediamo. Allora? Un secondo. Vuoi che ti aiuti? Grazie. Mel, per favore, puoi sentire tu cosa dice il medico? Certo, ok. Tanto sono sicura che sarà una grande notizia. Melanie? Sì? Non dovresti riempirla di false speranze, sai? Ma io volevo solo darle fiducia. Lo so, però pensa a quanto ci rimarrà male quando saprà che non potrà più camminare. Cosa? È proprio sicuro? Sì, purtroppo sì. Mi dispiace, ma Jasmine non camminerà mai più. Oh, piace tantissimo, ma la tua vita non è finita qui. Vattene, Mel. Non voglio sentire nessuno. Un attimo ho davvero creduto al palloncino della positività, ma erano solo stupidaggini. Non... Oh. Tieni. Non preoccuparti, Melanie, non ce l'ha con te. Davvero, eppure l'ho illusa per tutta la giornata e ora mi sento responsabile. No, Mel, non è colpa tua, però puoi starle vicino, diventare sua amica.
Sì, sì, lo farò. Jasmine, ti andrebbe di conoscere le mie amiche dopo? Conoscere le tue amiche? Perché dovrebbero stare con una come me? Che significa con una come te? Sei una ragazza dolcissima e piena di voglia di fare. Conoscerai le mie amiche e sono sicura che si innamoreranno di te. Va bene. Pronto al lancio, piccolo unicorno, pronto al lancio! Ragazze, c'è Melanie! Melanie! Signorina Melanie, bentornata a collegio. La ringrazio, signora preside. Mel! Melanie, come stai? Come ti senti? Va meglio? Sì, sì, grazie, ragazze. E questa ragazzina chi è? Oh, lei è una mia nuova amica, preside. Mi chiedevo se potesse studiare anche lei qui. I genitori sono d'accordo. Salve. Oh, una nuova studente, certo, dovrà fare esame d'ammissione. Va bene. Sì, ce la metterò tutta. Ottimo, ottimo. Vado subito a prendere i moduli per signorina Jasmine. Non posso crederci, avrà la possibilità di studiare qui. Certo, perché non avresti dovuto averla? Voglio dire, sei come tutti noi, Jasmine. Oh, ciao Jasmine, io sono Candy, sono un piccolo unicorno. Cosa sei, un piccolo? Sì, 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 wow, ma sei proprio carina, adoro i tuoi capelli. Sì, ciao Jasmine, piacere, io sono Daisy. Io sono Glitter. Ed io sono Marine, la più favolosa del gruppo. Ciao ragazze, te l'ho detto, sei come tutte noi. Ti va di giocare a frisbee? Frisbee? Dai, lancia! Forza, magari abbiamo trovato qualcuno che riesce a battere Candy. Non penso proprio, Jasmine, sono agguerritissima. Oh, ok, allora lancio. Oh, bel lancio! Mel. Ah, scusate, devo andare un attimo. Ciao, Claudio. Senti, io volevo ringraziarti per essere venuto, Mel. Sono stato veramente male. Voglio dire, ti assicuro che ho imparato la lezione. Far del male ai miei amici è stato un conto, ma far del male a te mi ha distrutto. Ok, sono contenta che tu abbia imparato la lezione, Claudio. Ecco, ora scusami, ma devo proprio andare dalle mie amiche. D'accordo. Ciao, Mel. Ciao.